Beh, allora, qui stiamo tentando di iniziare un percorso che Donatello mi ha posto nella zona qui del Bresciano, che non ho mai fatto corsi, e ci sono dei gruppi, adesso un po', per arrivare a un altro amico che aveva frequentato dei gruppi qua, che hanno affrontato argomentazioni simili. Intanto, cioè, cosa distingue, esatto, quello che stavo dicendo? Avevo annunciato. Cosa distingue la ricerca di risposte in un ambito scientifico, materialistico, se vogliamo chiamarlo così, rispetto a ambiti come quelli che oggi sono conosciuti sotto la grande campana della New Age? Io toglierei un attimo proprio questa espressione. Spesso nello Zen si cerca il centro o si cerca l'uno. Cioè si va in una direzione che è diametralmente opposta alla frammentazione. Per esempio, ci fu un tempo in cui separavano i sessi. Posso mettere i dati,
Se non so dove ho messo quel dato, io non lo posso più ritrovare. Quindi creo una specie di mappa, chiamiamola come volete, dello spazio che ho a disposizione del mio computer per poter metterli i dati in una certa posizione o in un'altra. Classica situazione, per chi magari non sa quasi nulla di computer, è che io ho uno spazio dove metto i dati, io inizio a frattesare, ho tutti questi cluster, io metto i dati qua e carico un programma, poi ne carico un altro, poi ne carico un altro, io non ci sta, lo metto qua, poi dato un momento disinstallo questo, mi rimane un buco. Insomma, attacca, stacca, metto, tolgo, dopo un po' mi ritrovo che ho la disk o la memoria o qualsiasi spazio di memoria del computer frammentato. Vuol dire che ho un'informazione qui, una lì, e io devo prendere tutto assieme, il computer ci mette più tempo a prendere un po' qua, qua. Quindi faccio partire un defrag della disk, cioè faccio una deframmentazione, piglio il vero ordine e le metto tutte accompattate, così ho una parte vuota. Perché ho delle allocazioni, dei punti specifici. Noi abbiamo due eventi. Abbiamo due eventi. Una è certamente strutturata come una mente informatica. E questo pennarello non esiste. Troviamo i professionali. Questo rischio di tagliare la macchina. Questo è uno schema che faccio per mostrare che l'area informatica, quella che chiamo area informatica della mente, sarebbe una parte della mente che ragiona basandosi sul vecchio. Funziona con un computer, cioè io prima devo mettere dei dati, sulla base di questi la mente informatica si comporta, in questo caso la chiamiamo informatica. La mente informatica normalmente è quello che noi identifichiamo con noi stesso, perché da Krishnamurti a anche Tolle, uno che parla molto in questo modo, parla della mente di superficie, parla dei condizionamenti, della paura, parla del fatto che dobbiamo sempre portarci nel momento presente, perché una parte della nostra psicologia non so perché, nel senso che ognuno di questi tipi di occupazioni che ce le facciamo noi, perché, da dove viene, da dove arriviamo, però una cosa che possiamo notare è che noi abbiamo una specie di dipendenza dal passato. Il senso di quello che siamo lo basiamo su quello che siamo stati. Se voi pensate al tipico esempio dello smemorato, quello che va in amnesia traumatica. Quello che è l'amnesia, che fa? Si piglia, si sveglia dopo un incidente. Chi sei tu? Padre, non lo so, a chi sia, no? Non lo conosco, non c'è nessuno. Lui, un tanto sul suo volto, scompaiono per esempio i segni di tensione del suo lavoro, delle sue preoccupazioni. Non ci sono più i segni, cioè non c'è. Quando una persona muore, si dice che è morto, mi sembrava un bambino. No? L'anziano che muore mi sembra un bambino, perché sulla nostra faccia sono scavati i segni di forme inconsce che sono cosce, pesi del cavolo che qualcuno si porta più dietro, qualcuno se ne porta di meno. Non so, figli che se ne sono andati, storie perdute, occasioni perse, no? Tutto questo tipo di cose sono quelli di pesi che però non sono qua. Come non sono? Certo che sono qua, perché nel momento in cui io ce li ho addosso e me li porto dietro, sono qua. Quindi dovrei trovare una maniera di far sì che questi pesi non fossero qui adesso veramente, no? Non me la devo raccontare, perché oggi ce la raccontiamo parecchio. Molte persone se la raccontano, specialmente nell'ambito della nuova spiritualità, ce la raccontiamo un sacco, ci piace. Ma il punto è che dopo, uscito da quella situazione molto bella e entusiastica che si vive all'interno di certe riunioni, eccetera, si esce e ci si ritrova effettivamente come si era prima. Cioè, siamo ancora nello stesso meccanismo, funzioniamo ancora allo stesso modo. Quindi l'idea è che dovremmo trovare qualcosa prima. Prima, perché ogni fenomeno è un fenomeno ramificato.
ha sempre un'origine. Da questa origine di solito arriva un momento in cui si biforca, si ripartisce. Noi ci troviamo in un punto, ma dobbiamo capire dove arriviamo, cioè da dove è nato tutto questo casino. Perché se noi andiamo a vedere un po' indietro, allora troviamo che magari una nostra fissa che abbiamo adesso, o un nostro complesso, la nostra limitazione, è bloccata nel passato. E allora dobbiamo andare indietro a quando è successo, ed è successo qua. Va bene, vado indietro un po'. Ma perché è successo qua? Cioè quella cosa lì, per la persona che inizia a fare un percorso di sé, inizia a diventare schifosamente evidente, cioè non abbiamo più bisogno che ci venga qualcuno fuori di noi a spiegarci che cosa è successo nella nostra vita, perché noi ci siamo. Nel momento in cui siamo presenti, ci siamo, noi vediamo quello che ci accade, lo vediamo con i nostri occhi, quindi anche parlarci, noi possiamo anche essere deficienti, ma va benissimo. Se noi abbiamo quel livello di coscienza, lo vediamo solo con quegli occhi lì, che senso ha che qualcuno ci venda una grande saggezza che tanto non ci appartiene? Perché noi non la vediamo, non la comprendiamo. Non avete mai pensato a quei libri che leggevamo da ragazzini? Non so, mi sarei capitato anche voi, dei libri importanti. Li leggevamo che eravamo 17 anni, tanti, una cosa così, no? Che te fregavo un tubo, però magari qualche cosa è carino, te lo leggi. E da un po' veloce, perché capire non capire, agganciare non agganciare, poi te lo rileggi 10-15 anni dopo, cioè, te lo rileggi a distanza di tempo e assume tutta un'altra caratteristica, addirittura arrivano poi tutti questi libri, almeno nella mia esperienza personale, a rovesciarsi quasi completamente di significato, in realtà erano molto più profondi. Cioè il libro, per esempio, non sopportavo, col tempo hanno iniziato ad aprirmi e ad aprirsi nei miei confronti a delle rivelazioni che diventavano sincronizzate con quello che provavo, perché dipende da noi. Noi possiamo riconoscere solo ciò che conosciamo. È un po' come dire che siamo degli oscillatori. Voi sapete che se noi abbiamo il diapason, no? Parlando del diapason, se abbiamo due diapason, tutte e due intonati sulla stessa nota, io percuoto questo, questo mi fa le sue onde, finché non tocca quello da blu al bello, comunque le onde vanno verso l'alto, l'alto va in risonanza e suonano tutte e due. Io percorso questo, ma va in risonanza anche l'altro. La conoscenza e la trasmissione di conoscenza non è una trasmissione di cultura, non è una trasmissione di informazioni intellettive. Non c'è bisogno adesso. Abbiamo un passato, poi mi piace che parlo di storici, gli storici fanno punti migliori sulle cose, però se noi guardiamo la storia con coscienza, per esempio, ci sono un fiume di personaggi autorevoli, interessanti, di filosofi che hanno già disquisito queste cose, ma proprio tanto, ma troppo, cioè in tutte le forme, in tutte le salse. Vai dietro un po', trovi alcuni filosofi, vai dietro di più e trovi altri, poi vai dietro ancora di più, migliaia di anni fa ci sono pieni che hanno discusso di tutta sta roba a livello intellettuale. Non serve a niente, non che loro non abbiano fatto una cosa utile, non serve a niente, perché se tu non la senti, e vi assicuro che la filosofia socratica o una filosofia di Kant non è difficile da afferrare, è difficile da studiare, perché io mi trovo in una condizione che non la capisco, in fondo non la capisco magari, ma gliela devo dire al professore proprio a lui. Allora quello è un problema, ma da comprendere, cioè far sì che Kant mi trasferisca le sue informazioni, non è difficile, non è per niente un problema, perché quando leggi Kant, quello che capisci vuol dire che lo capisci, se non lo capisci non lo capisci, vuol dire che non te, non sei così, non c'è lì, non è a quel livello e non c'è nessun problema, non abbiamo fretta, non dobbiamo andare da nessuna parte, non c'è un problema in questa cosa. Se tu hai una capacità, per esempio, non so, io sono certo del fatto che noi abbiamo una parte che è sostanzialmente la macchina della nostra psiche e una parte che, vabbè, la chiamo anima, per dire di anima, ma non è solo un termine. Questa parte non me ne frega niente del raziocinio, è una parte non lineare, cioè non ha a che fare con uno sviluppo lineare delle cose, né dal punto di vista spaziale né dal punto di vista temporale, niente. Quindi si può dire che sia relativistica e a tempo, in tutte le forme è A, cioè
è una non azione, una per esempio, se noi dentro noi abbiamo una parte che è capace di essere aconformista, è lei. Questo non è capace di essere aconformista, questo o è conformista o è anticonformista. Non esiste aconformista, perché è 0-1, è chiuso aperto, cioè questo è soltanto mi piace o non mi piace. Allora se vado nel buddismo trovo le stesse cose, attrazione e repulsione, la base del dolore, il desiderio. Come funziona questa meccanica, no? Se una persona ti piace, attrazione, ma tutti i tipi, vuol dire che siamo miei, simpatico, quella mattina mi saluta con un sorriso, attrazione. Mi guarda sotto, mi ci aspetti un attimo che non so più che sua sorella, repulsione. Cioè dipende da tante meccaniche che abbiamo qua. Attrazione e repulsione, questo mi piace, questo mi piace, ci muovi qua di là. E oggi, che ci piace tanto, no? In questo ambito quando parlava di campagna, ma ci piace tanto fare le chiacchiere, finisce anche che noi stiamo prendendo tutto il dizionario di tutta la storia, dal sanscrito all'aramaico al copto, tutti i termini ormai piano piano stanno finendo tutti dentro il cadere e tutti ti dicono cosa significa quello, cosa significa quell'altro, cosa voleva dire Gesù, cosa voleva dire Buddha, cosa voleva dire in realtà quello, perché te lo dicono loro, te lo spiegano, sono tanti, però non si rendono conto che facendo così stanno bruciando parole, cioè stanno rendendo delle parole che potrebbero avere un significato intuitivo, le stanno portando a un livello veramente raziocinante, banale, le stanno banalizzando. Spiego in che senso. Se io prendo la parola, per esempio anche la parola gnosi, che qualcuno mi ha detto guarda, non so, non usare la parola gnosi perché qua ci sono tanti gruppi, ci sono tanti gruppi gnostici che hanno dato un taglio di un certo tipo ai propri corsi. Questo taglio si è associato alla parola, io lavoro con i marchi, lo so che funziona in quel modo, lo so che funziona così. Hanno associato il termine alla parola, quindi quando tu usi quella parola gli si evoca in automatico quel sentimento, quell'emozione che hanno trovato. Quindi sì, se hanno avuto un'esperienza negativa con qualcosa che era sotto l'emblema di quella parola, in automatico quando gli dici quella parola gli si attiva quella cosa. Ed è vero. Ma come dicevo all'inizio di questo, no? Di questa situazione, non mi interessa, perché tutti questi meccanismi, compresi tutti quelli che io applico nel mio lavoro quotidiano, sono tutti qua, tutti, non ce n'è neanche uno, sono tutti qua, tutto nel lato informatico della psiche, perché il lato informatico della psiche sostanzialmente, per come lo so io, non serve all'universo, cioè potremmo buttarlo lì, non serve a nulla, per come l'avevo io, non serve a niente, tranne che abbiamo fatto, è l'antagonista. Il lato informatico della psiche rappresenta, nel polarismo yin e yang, rappresenta qualcosa che è un riscontro di quello che siamo, perché è qualcosa che è una forma. Nel momento in cui è una forma, tutto è prevedibile. Allora, torno un attimo indietro e parto dalla BC, così almeno questi ci si rimane un attimo così. Questo. Cioè,
per la mente razionale la filosofia della collina non ha senso, per la mente razionale non c'è senso, non basta questa espressione, ma per la mente intuitiva è a posto, la mente intuitiva sotto un aspetto della natura, perfetto, ho capito lo yin. Cos'è lo yang? Il lato soleggiato della collina, ovvero l'universo è una collina. Che caratteristiche ha il lato yang? Luce, calore, asciutto, e tutta una serie di cose. Il lato yin è umido, è freddo, è buio, e tutte queste cose che è un po' diverse, ma anche tante altre che sono talmente tante che in quell'espressione pittoresca il taoista ti passa tutto. Perché nel taoista è ovvia la conclusione che tutto è in tutto. Quindi non ho bisogno di dirti scritto yin che ti parlo di qualunque cosa nel mondo, di cosa succede in India, di com'è la storia, guarda nel 1925, cioè, secondo me non serve, perché tu prendi una cosa a caso e lì ci deve essere sempre lo yin e lo yang, tutto, in tutto. No? Questa è la similità ermetica di come è nato così in basso, eccetera, ci deve essere per parte. Uno schema che io uso è quello dove per descrivere le cose, cioè la psiche, per singole di persone, ho fatto una conferenza la settimana passata che riguardano il Tao delle relazioni, che è un argomento che non viene dibattuto mai, ma in realtà è molto emblematico di molte cose. Interessante. Le relazioni ovviamente non hanno a che fare solo con le relazioni di coppia, ma anche con le relazioni interpersonali di tutti i tipi e con le relazioni con le cose e fra le cose, quindi anche fra noi, per esempio, fra il mio senso del sé e il mio corpo fisico c'è una relazione, o fra il mio corpo e l'esterno, cioè tra l'interno e l'esterno c'è una relazione. In tutto questo intervengono delle dinamiche che per mantenere un determinato tipo di equilibrio devono rispettare le leggi. In tutte le cose di questo universo denso, le cose che conosciamo, sono costruite di quattro elementi. Degli elementi che compongono tutto, che sono i quattro elementi, è la terra. La terra è larga perché tra le sue caratteristiche c'è il peso, la massa, lo spazio. Se voi pensate anche alla materia, la materia come densità, e pensate a una materia solida, una liquida e una gassosa, vedete che hanno delle caratteristiche fisiche interessanti, per esempio che le materie solide, come pesante l'acqua, non è comprimibile, non puoi prendere l'acqua e schiacciarla, cioè un litro è, un litro rimane, punto. Sì, in realtà dicono che è leggermente comprimibile, ma a causa dei gas che sono in sospensione. Matro, infinitesimale, no? Però non è la comprimibilità intrinseca del tipo di materia. L'aria sì, l'aria la posso comprimere. Se la comprimo tanto, diventa liquida. Trasmutazione d'aria all'acqua. Ok? Ma in realtà qui ho sbagliato perché l'acqua è... Un cambiamento di questo tipo è continuo dentro di noi, cioè noi abbiamo le parti che compongono la nostra psiche, sono costruite in maniera da avere le forme, qui c'è Yang, Yang, e qui c'è Yin. Più vado su e più è sottile, più vado giù e più è denso. La forma, la struttura, tutto quello che è struttura è terra. Deve avere l'elemento terra per la struttura, togli l'elemento terra, lo diminuisci in percentuale, la massa di qualunque cosa, compresi i nostri concetti mentali, diventa molle. Quindi
la coercizione mentale, per esempio, il condizionamento mentale, o anche semplicemente persuadere una persona, dipende dal fatto che quella persona, per qualche motivo, in quel momento, si è ammollato, è un waking, si è ammollato, si è ammollito. Se si ammolla, tu puoi plasmarlo, se non lo ammolli, non si plasma. Tu non c'hai poco da dargli a parlare di una persona che è secco, è duro, è rigido nei suoi concetti. Per esempio, la persona che tende a fare così, te ne accorgi di fare una persona che fa così, di solito non è motivato al cambiamento, cioè lui in realtà sta bene in quella condizione, magari addirittura viene lei da te per dimostrarti che hai torto, lo fa apposta perché in quel modo rafforza il senso di, della sua opinione, è come se fosse più convinto di quello che fa, sta tentando di consolidare la terra. In quella posizione chiaramente è vulnerabile, perché se tu ti fai qualche tipo di manovra dialettica lo smolli, a toccare un punto che dove si appoggia tutto e si molla. Dico questo perché? Perché la diagnosi del fuoco prevede che nella storia umana, come evoluzione, noi siamo partiti dalla Terra. Anche Jung, sotto questo aspetto, lui affrontava questo con il chakra, partendo dal chakra basale, non tengo conto di chakra io adesso in questo momento, perché lui stesso ha detto strano che però questo chakra non c'è nel mio schema, quest'altro non c'è, boh, chissà perché. Stava parlando di altro, però insomma non ci stava mai questa cosa del chakra, ci stava su alcune cose, non su tutte, ma lui non interessava in quel momento. E neanche a distante che uso gli elementi. Nel momento in cui parlo di elemento terra, è risulta evidente, per esempio, che l'elemento terra è collegato con l'istinto. Quindi l'animale uomo, quando era animale, quando era completamente animale, lui viveva in uno stato, in una condizione dove le comunicazioni, e per dire in altri termini anche il suo senso di sviluppo dell'anima, cioè la sua parte spirituale, che faceva un'esperienza dentro l'omide, stava facendo esperienza, non era, cioè, anche lui, anche se non stava parlando di salotto intellettuale, stava facendo esperienza. Questo però veniva a livello dell'elemento terra. L'elemento terra, dal punto di vista della PNL, sarebbe celestesico, cioè è una persona che tocca le cose, che per esempio per fare un'esperienza ci si deve schiantare contro, non la vede finché non la tocca. Quindi è una persona di solito che nella sua vita, magari a livello aria già è evidente quello che sta succedendo, a livello acqua, aria, pensieri, acqua, emozioni, lo dico perché qualcuno usa altri temi e potrebbe confondere. La terra ovviamente sono le azioni e la materia. Alcune persone, finché la cosa è solo pensieri e emozioni, non esiste tanto per loro, perché hanno una struttura psicologica che è basata sulla vita terra. Se noi andiamo indietro di 20.000 anni, non so, una cosa così, l'uomo di 20.000 anni fa parlava poco, scriveva niente, faceva cose di gruppo, collettive, e amava toccarsi, si toccava. Voi sapete, no, per esempio, c'è un Sescu, quando faceva gli esperimenti di relazione sensoriale ai bambini, ai tempi in cui c'era la sua dittatura, faceva i suoi esperimentini, ai tempi andava di moda gli esperimenti di quel tipo, e quindi ha detto, proviamo a fare una cosa nuova, prendiamo dei bambini, e a questo gli facciamo, gli togliamo il senso dalla testa. Quindi a un gruppo di bambini li aveva fatti crescere anni senza vedere. Un altro gruppo di bambini gli ha tolto il senso dell'udito, quindi li ha fatti crescere per anni senza ascoltare, completamente sordi, e via dicendo, in maniera da lui molto proposamente e ingegnosamente architettata, riusciva a simulare una relazione sensoriale. L'unico gruppo, questo da quello che ho letto io tempo fa, che era portato con l'informazione, l'unico gruppo che non riusciva a superare, a proposito del triangle dodge, non ho letto questa cosa, che non era riuscito a superare gli anni del test, era il gruppo che era stato privato del senso del tatto. Non chiedetemi come, perché non ho un'idea, però probabilmente gli aveva impedito un'interazione, tipo che l'avevano completamente imbottiti e questi andavano in giro e potevano toccare niente, senza dirlo nulla, no? Si sono ammalati e sono morti. Quindi si è sviluppata la vita dentro questi bambini, a
per dire una fede. Basta, ma anche no. Anche no, anche lasciamo dire, basta, ma la terra, il tatto, per noi è estremamente fondamentale. In quest'epoca, se questo era 20.000 anni fa, e questo qui poteva essere 1.000, 2.000, 3.000 anni fa, poi fate voi conti che vi piace la storia, magari vi andate a vedere i collegamenti, vi prendete dalla zona, noi siamo qui. Alla fine del periodo dell'aria. Siamo lungo il confine dell'aria, siamo allora raggiunto il limite del pensiero. Quando si raggiunge il limite di un elemento, per forza di cose nasce una, la società subisce una specie di stravolgimento, perché generalmente un po' tutti iniziano a vederla in un altro modo. Per esempio, l'epoca delle religioni di tipo superstizioso, paura, tipo divino, attenzione, superstizione, diavolo, tutte queste cose, tanto come esci di casa, tanto come investi, tutte queste cose qui, acqua, emozioni, cioè tutto passava attraverso quelli livelli, perché l'essere umano aveva quel livello di emozione. Quando è passato a livello aria, immediatamente ha detto, no, ma aspetta, chi se ne frega, Dio, Dio, chi è Dio, fammelo vedere, se c'è Dio, noi non c'è, da noi siamo tutti, guarda, c'è un visionario che esiste, e ha dato aria, che è lo spazio. Infatti, da quando siamo a livello aria, cioè dobbiamo sapere tutto di tutto, dobbiamo andare a scoprire come è fatto l'orbita di Plutone, perché sennò non siamo contenti, e non c'erano prima queste cose, cioè qui a livello d'acqua non c'era, ma c'era il prete acculturato, il rabbino acculturato, qualcuno acculturato che sapeva come stavano le cose, tutti niente, gli altri niente, non sapevano un tubo di niente, non gli interessava. Questo è curioso. Com'è che non gliene fregava niente? Cioè mi chiedo anche questo, come te, come si fai per la strada? Non sai niente di niente di quello che è intorno, non ti interessa? Doveva avere una struttura, non riesco a vedere in un altro modo, doveva avere una struttura tu come equilibrio umano, come essere umano, che per noi è inimmaginabile, non ti facciamo serie al suo Rai 2, dove ricostruiamo la vita di quell'antico. Non era così la vita di quell'antico, perché non ci sta proprio con la testa, non eravamo diversi. Non riusciamo a immaginare come fosse, mi piacerebbe prendere il cronovisore di come si chiamava il padre Zanetti, no? Metti, padre Metti. Qualcuno si può parlare del cronovisore. È un monaco scienziato che tu lo sai perché stai sorridendo, di sicuro. E che anni fa, non so se era stato negli anni 70, una cosa così, e faceva tutti questi esperimenti tecnici in cui il televisore era un oscilloscopio, un no, così anni 70-80, aveva inventato una macchina per captare le tracce che lasciano gli esseri umani passando nell'Akash, nella quarta dimensione. Se lo diceva, se è una matrice dell'etere, quindi tutto quello che è accaduto non è scritto nell'etere, in uno stato di sospensione quasi, che non, tempo, cioè non c'è in quel mondo della quarta dimensione. Insomma, lui ha preso questa macchina e si sintonizzava per andare a agganciare quello che è accaduto in quel momento, in quella fase. Insomma, la macchina del tempo aveva fatto un visore temporale, in cui lui come una radio si sintonizzava, probabilmente andando a captare chissà cosa, no? In particolare, agganciando fatti storici che non andava a rivedere nel visore. Poi ha preso tutte queste invenzioni, ha portato al Vaticano. Aspetta, lo stavo facendo. È scomparsa, perché da me, in questo momento, vedi? È scomparsa insomma al Vaticano. Ti ha raccontato, il Papa gli ha detto, fatto bene, bravo! Non puoi più dire niente per sempre, se no è fermo. E lui ha detto, va bene, andate qui. E il giornalista è andato da lui, ma dica qualcosa, non posso. Mi hanno fatto un voto di silenzio, non posso, ciao. Poi è morto, finito, si sa più di questa cosa. Quindi è interessante, perché in quell'epoca mi sarebbe piaciuto avere quella cosa per vedere effettivamente come vivevano in un periodo dove quando andavi in bagno avevi uno straccetto che usavano tutto. Oppure ti sedere, per esempio, oppure c'era l'acqua con cui ti lavavi, che è quello che facevi piatti, con cui cucinavi anche l'acqua, e ci facevi un po' tutto, perché il sapore non era veramente sapone, cioè quella sensazione lì, quella strana cosa che ti sa tutto più o meno sapeva di terra, perché quello che facevi pieno di sangue da tutte le parti,
Era così, avevo c'era un tubo quel termine. Quindi guardare le stelle, emozione, guardare i campi, il cielo, il sole, ma emozione, era tutto emozione, tutto fatto in quel modo. Non si può prendere un'ottica scientifica e tagliare le cose col macete e dire che eravamo uguali, non era lo stesso essere umano, noi adesso siamo diversi, siamo fatti in un altro modo, siamo fatti, non so, peggio, dai, non me ne frega nulla in questo caso, però so che siamo qua, perché la mente non ci sta più dentro. La mente, certi tipi di consapevolezza, inizia a, non so, salta, fa salto, clicca, come se si clicca. Esistono dei quesiti zen, no? Che servono apposta a far collassare o implodere la mente attorno a delle domande senza risposta, come quanto è lungo l'infinito, no? Quanto è lungo l'infinito? La mente lineare non lo può sapere, la mente intuitiva invece certo, non si deve, non deve rispondere a qualcuno, sta bene così, quindi quando glielo dice la mente intuitiva lei non sa quanto è finito, come dire, anche non ti risponde niente, invece la mente lineare collassa perché non ce la fa, tu la forzi a tentare di rispondere, la mente lineare collassa. Quello che succede quando la mente lineare collassa, semplice, cade la cortina e ti per un attimo sei esperimenti uno stato che si potrebbe definire nirvana. Quello servono in coma, no? Però noi oggi ci iniziamo a trovare, a fronte di certe consapevolezze scientifiche, di fronte a un coma costante. Non tutti, è vero, però il fatto che alcune persone, e non neanche pochissime, ormai sono arrivate al loro limite, lo vedete nella fisica, nella meccanica quantistica, dove è quasi tutto ormai bacilla, e non si parla soprattutto del problema della teoria della relatività, che ormai anche quella è stata vista. No, il fatto che forse tra le due forze non bastano più e meno, forse c'è la forza neutra inizia ad affacciarsi, cioè tra le due polarità del più e del meno iniziano a renderci conto che esiste qualcos'altro che determina la relazione tra le forze, cioè tra il più e il meno, c'è qualcos'altro. E per riuscire a intuire questo qualcos'altro nella nostra vita quotidiana, la cosa più bella è usare delle allegorie. Cioè immaginare in noi qualcosa che possa assomigliare a questa relazione. Per esempio, letteralmente, no? Se io ho due calamite, così. Qui ho attrazione. Perché ho messo un modo, una volta l'altro, quindi si attrae. Ma allora io mi metto da questo lato, io sono questa calamita, mi avvicino a questa calamita, wow, mi attrae, tu mi attrae, mi tiri, e l'altro dice, no, senti che tiri me, mentre invece non si tirano loro, ciò che è questo, la realtà è qui, l'unica cosa vera in questa situazione è ciò che si sta in mezzo. Attrazione, quello è vero. Dal punto di vista relativo è sempre falso, è sempre soggettivo. Noi abbiamo una visione di questo tipo delle cose. Quando parliamo di qualcuno che ci piace, che non ci piace, o di un'energia che è negativa o che è positiva, in realtà stiamo facendo tutta questa calamita, quando si avvicina un'altra dice mi attiri, mi stai tirando, oppure mi stai respingendo. Se è lo stesso pomo, no? Ma questa è l'impressione soggettiva di uno dei due poli. Quando noi viviamo polari, noi raccontiamo la nostra realtà con queste parole. Questo mi piace, questo non mi piace, questo è negativo, questo è positivo. Sempre. Non esiste neanche il buono e il cattivo sotto un certo profilo, perché nell'uno c'è tutto. C'è tutto nell'uno, non c'è soltanto il bello, quel buono, quel bravo, quel giusto. C'è tutto, tutto è in uno stato armonico in questa condizione, nell'uno c'è tutto. Dal momento che mi pongo in una condizione di vacuità, se voglio sperimentare lo stato di vuoto, voglio sperimentare uno stato al di là della mente, la prima cosa che succede al di là della mente è che non esiste più il buono e il cattivo.
E se io voglio, da questa posizione, voglio queste cose che dico, possono essere anche dette tipo, ma questo vuole legittimare la crudeltà. Se posso, da questo momento, non è perché assolutamente niente di legittimare la crudeltà, non è il mio scopo. Il mio scopo è, a un certo livello, e se a qualcuno interessa in sé, porsi nella forza netta. Se tu ti poni nella forza neutra, da questa posizione tu non hai la mente. Da questa posizione tu esisti nel regno del fuoco. Perché il regno del fuoco è una frequenza più alta, più sottile, più veloce dell'elemento aria. Noi non possiamo entrare nel regno del fuoco portando dietro la mente. Finché stiamo in uno stato polare, noi siamo ancora qui. E la cosa che vedo io è che oggi come oggi molte persone girano intondo, sempre tirando in tondo, girano in tondo perché non si decidono a bucare questo aspetto qui, che nella storia sempre, perché dipende da noi dove siamo, noi siamo qua, siamo qui, siamo qui, noi siamo qui. È vero che 20.000 anni fa l'umanità era quasi tutta qua, ma qualcuno 20.000 anni fa pensato andava qui, qualcuno già deve salire ogni tanto finiva qua. 1.000 anni fa non è detto che erano tutti qua nell'acqua. Qualcuno si era già sparato nel fuoco, bello felice. Dipende, dipende da come siamo fatti, dalla... da tante cose, no? Ma non è importante, questa è la cosa, non è importante, perché non è che siamo fretta di dover andare da qualche parte. Non c'è neanche uno scopo ultimo assoluto da perseguire. Dov'è? Come può esserci? Quale? Una fine? Come può essere una fine? Non c'è mai stato un inizio. Dove? Quando abbiamo iniziato tutto questo? Non c'è una fine. Non c'è inizio, non c'è una paura, non c'è un osservatore, non c'è una cosa da osservare, non c'è un fenomeno di mezzo, non c'è uno spazio tra di noi, è tutto insieme. Quindi non c'è un tempo, una distanza qua. Quello che era qui e che un giorno si è ritrovato qua è perché ha realizzato che non c'è una distanza. Quindi era già lì. Io amo l'Advaita sotto questo aspetto, perché se tu hai sufficiente leggerezza, sei già lì. Però devi abbandonare tutto. Non devi avere pesi, non devi avere niente che abbia massa yang. Più hai massa yang, meno in alto vai. Questa soglia, che è la soglia materiale, non la passi. Da qui in poi in realtà sono immateriali, quindi c'è il fuoco, non so assolutamente cosa sia solo, ma è il, da qua in poi è immateriale, ciò che è materiale è polare, e ha detto ancora gli anni. Se io prendo l'aria, la comprimo, avete visto i cannoni ad aria? Quelle trombe sono fatte a trombe di 6-7 metri. C'è un compressore con una valvola di sparo, spara altissima pressione d'aria e la fa espandere dentro questa specie di megafono. Si crea un anello, un'onda d'urto anulare, che a distanza di 20-30 metri ti butta su una parete. Boom! Fa questa cosa, onda d'urto. L'aria pesa. Tanto. Se fate CQ, per esempio, altre discipline simili, il senso di levitare, per esempio, la levitazione, che è un fenomeno conosciuto nella parapsicologia, questi fenomeni quasi non scientifici, non più hegeliani, ciononostante nel Qigong si sperimenta l'appoggio sul Qi, cioè il Qi è denso, dipende quanto sei sottile tu, denso rispetto a. Se tu sei terra, l'aria per te è come se non c'è. Perché la distanza, come densità, è tanta. Ma se tu devi andare molto rarefatto, e non stai parlando del corpo, stai parlando del concetto della realtà, dell'assenso della realtà, come percepisci le cose, sei più sottile, l'aria fisica inizia a diventare un po' densa. Il prana inizia a diventare un po' denso. Potremmo dire che il prana è qua,
più o meno un livello, perché si potrebbe indicare come livello dell'etere, di appuntamento, però pura supposizione, così come curazione. Quindi dentro di noi noi ci possiamo modulare, possiamo essere veloci, se voi prendete, non so, nelle pratiche Shaolin, il guerriero, non è che ha la sua indole va sempre alla stessa velocità, no, a volte è molto lento e poi dopo scatta, perché è necessario che passa da peso a leggerezza. Quando è peso e massa gli serve per avere inerzia, per avere stabilità. Quando getta via la terra, trasmuta in qualcosa di leggero per fare uno scatto e fare 2 metri e te lo trovi davanti. E ha fatto un salto. Per fare questo non può fare un pachiderma, non ce la farebbe, no? Mi viene in mente un elefante che gli sta arrivando addosso, non so, gli lancia una pietra, lui vede la pietra che arriva e dice, cazzo, non ce la farò mai schivare. Perché ora che si sposta, arriva di fronte. Cioè, ha il tempo di pensarci, ma non ha il tempo di spostare la sua massa. Quindi, se vogliamo ubicare l'io nello schema che facevamo prima, l'io, che è questa parte qui, deve avere massa. Quindi è tutto strutturato, quattro elementi, ma nella terra soprattutto, perché ha bisogno di abitudine. La terra è l'abitudine, sotto un certo aspetto, è la ripetizione, è la struttura, è il concetto, è la rigidità del concetto. A creare un apparato elettronico devo avere dei pezzi, delle parti, questi componenti, in cui ogni componente ha una sua funzione che io riesco a prevedere, cioè devo sapere esattamente che quel pezzo lì fa quella funzione, non è che quel pezzo lì si comporta come un bar, no? Cioè, se mi deve dare una resistività di un certo tipo gli metto un resistore di quel tipo, mi deve dare un altro tipo di funzione, metto un condensatore, lo stesso tipo. Però è preciso, è esattamente quello, è prevedibile, immutabile, fermo, è una foto, non è dinamico, è statico. Allora lo metto lì e lui si comporterà esattamente in quel modo. Noi, per essere dei mattoni, delle particelle di una struttura informatica, dobbiamo essere ripetitivi, prevedibili, dobbiamo essere normalizzati. Dobbiamo tutti, più o meno, avere le stesse strutture psicologiche dentro di noi, e infatti così è, noi abbiamo delle strutture risonanti, vuol dire che abbiamo, sin da piccoli siamo educati in una maniera in cui ci vengono installate delle convinzioni, dei sensi delle cose, di cosa è giusto, cosa è sbagliato e come, di cos'è un ma tutto, cos'è un uomo, cos'è una donna, è facile dire. Te lo installano e il senso che aveva un ragazzo di 20 anni fa non è lo stesso che ha un ragazzo di adesso. 20 anni dopo, che non è un diverso, lo modificano, ma l'importante è che siano tutti uguali, tutti hanno lo stesso senso di quella realtà, perché è un mondo condiviso. Questo è un argomento che riguarda il campo. Dal momento che è un mondo condiviso e che tutti hanno la struttura informatica omologata, è uguale per tutti. Tutti agiscono non più come individuale, ma come collettività. Perché io quando schiaccio l'attivatore qua, faccio, do una notizia sul giornale, tutti, ovvero quasi tutti, reagiscono in una maniera prevedibile. Infatti, tutto il marketing è prevedibile. Le funzionalità del marketing sono prevedibili. Cioè, l'80-90% degli utenti. A loro, del 10%, non gli interessa. Quando vanno i grandi business, dico, devo aprire una catena, McDonald's deve aprire una catena di ristoranti macrobiotici o vegetariani, non gliene frega un tubo di quel 10% di persone che ragionano. Quelle lì vanno dall'altra parte, a me interessa la maggioranza su quella struttura del business. E la maggioranza ragiona tutta allo stesso modo. Completamente omologata, è prevedibile. Metto un input a quell'ora nella televisione, io vado a vedere le statistiche, tutti lì, il giorno dopo, tutti parlano di quello, nel telegiornale tutti commentano in quel modo.
i risultati di un certo tipo, compresi quelli politici, sono tutti in quel modo, e quindi vengono manipolati da lì. Taurino vuol dire previsione del tempo. E la stessa cosa succede anche con le persone. La persona che conosci, cioè se adesso è interessante per non dire adesso, dopo che la conosci bene, è prevedibile. Ma perché succede questa cosa? Perché in realtà noi tutto quello che facciamo lo vendiamo come un inventario di cose che conosciamo. Perché la rete informatica lavora bene con conosciuto. Come fa una strada? Inizia a dire questa la so, questa la so, questa la so, questa la so, questa la so. E non guarda più la strada. Guarda quello che sa. Cioè si fa un'idea delle cose, un'idea delle persone, un'idea della strada e poi ripercorre, percorre le idee che si fanno. Per cose le cose che si non possono cambiare. Perché non sono le cose, sono le sue idee, sono le sue impressioni delle esperienze che ha avuto. E a questo punto percorre, cammina dentro il suo sogno. Questo non cambierà mai, sarà sempre comunque la stessa cosa. E non può entrare nel merito delle spiegazioni che ha il fatto che noi, come esseri, siamo delle ricerche pensate sui campi morbidi, o campi di torsione anche, dove l'essere umano sembra essere la macchina più potente. La coscienza dell'essere umano è una macchina più potente in grado di creare i mondi e la realtà. Ci sono molti elementi che possono manipolare la realtà, ma sembra che l'essere umano sia più bravo. Solo che la sua macchina di costruzione della realtà è posizionata sotto la zona di coscienza. Non lo sappiamo di creare il mondo, ma possiamo crearlo. Perché in qualche modo. Allora, voi immaginatevi che se io da un momento penso che il mondo sia sempre uguale, lo sarà. Nella mia vita non cambierà mai. Per poi non capisci di essere disponibile perché siamo qua. Certo. E dal momento che loro ti dicono, no, guarda, e qui è il problema. Stai attento a cosa per qualcosa. Perché devi avere paura. Dal momento che tu hai paura, tu inizierai, perché ti hanno insegnato a farlo, a diventare nazionale. E ti orienterai verso il conosciuto. Perché la strada conosciuta è più sicura. Allora, prima ti metto paura, ti sposti verso il conosciuto. Dal momento che è conosciuto, tu ricrei lo stesso mondo. Il mondo diventa una posizione informatica. Dal momento che l'informatica è manipolabile. Se no, tu saresti un cane sciocco. Nel senso che un giorno vai da una parte, un giorno vai dall'altra. Perché tutti questi maestri insistono tanto sul problema della paura? Dicono, ma perché la paura è una devianza. Perché queste pulsioni che l'essere umano ha sono tutte giuste per vedere, va bene per la paura, va bene tutto. Il punto è che sono manipolate, sono deviate. Un conto è il fatto che tu sei in grado di notare un pericolo e capire qual è il momento giusto di scappare per te. Sposta per te. Non è che fare, no, io sono un grande guerriero, quindi non scappo, no, scappo io, quando c'è un problema, va, no, che problema c'è. Non è che devi mostrare niente a nessuno, ma quella non è paura. Quello è soltanto l'istinto, quello è una forma di intelligenza, è una capacità di valutare la situazione. Neanche una forma razionale o intellettuale. È una tua, è un tuo talento, che tutti come animali dobbiamo avere. E quando diventa morbosa, quando tu la proietti che diventa paura, vuol dire quando finisce qua dentro, questa parte di noi, questo tipo di mente, ha bisogno di immaginarsi il futuro. Questa parte di mente non vive mai nel presente, mai, non è mai nel presente, è sempre o nel passato o nel futuro, non ci sta nel presente, non è capace, non sa cosa sia, perché sotto un certo aspetto il presente è la parte lenta, il passato e il futuro sono le correnti. Per me il passato e il futuro sono delle variabili interessanti, perché nel futuro mi ci deve andare, sta andando verso il futuro, perché questa parte di me sta sempre facendo qualcosa, deve andare da una parte o un'altra. Quindi lo sto andando, adesso sto facendo questa cosa per accumulare conoscenza. Molte persone magari fanno corsi per accumulare conoscenza, in realtà stanno facendo corsi per arrivare alla fine del corso. Stai lì, non andare alla fine del corso, stai qua, che tanto cosa cambia? Quando arrivare alla fine del corso non è tutto. Perché? Eppure vedi che oggi anche in grandi scuole come questa Accademia di CQ, dove lo Stato, che tanto che non è una persona più che il resto, però c'è un po' paura perché
Perché un po' così dico, ma se tu ti fai 6 anni di scuola, poi ti fai la specializzazione, sei l'istruttore di Qigong. Mentre una volta questo tipo di arti, che è molto complesso, il Qigong ha a che fare con sentire, ha a che fare con percepire le energie. Cosa è il Qigong? Qigong è un tipo del Qigong. Ah, ok. Una disciplina taoista che è marziale, ma però comunque sia devi imparare a sentire il Qi, imparare a sentire l'energia, manipolarla, spostarla, pensarla, purificarla, devi fare un sacco di cose. Allora, la questione, io sono l'istruttore perché ti spiego, però sono tecniche. Funziona così. Infatti il Qigong, se tu andavi in Cina quando c'era il Qigong ai tempi, c'era il maestro di Qigong che era uno che sapeva fare quelle cose. Poi arrivava e tu dice, scusi, posso essere il tuo allievo? No, scusi, posso essere, va bene, prova a stare dietro un po' che ti vediamo. Cioè, nel senso, era una cosa che si sentiva tra le persone, era un rapporto reale tra le persone che avveniva da maestro allievo. Non tu paghi il corso, quindi io ti spiego, finiti i 6 anni sei istruttore. Ma che cosa è? Sì. Scusa, ma l'esame non lo supera. Ma certo, però l'esame come può essere un esame basato su questo? Basato su questo non può essere un esame. Su quello non lo so, però non è che siano fatte cose dei danni. Sì, però se lo mandi avanti non ci deve essere... Ma il fatto relazionale che mi spaventa. Cioè, come posso io misurare una cosa immisurabile? Perché ci comunque si fanno sul prana, il prana non si misura. Cioè, tu puoi fare una chile, se uno maneggia le energie, te la posso creare, tu lo puoi sentire, o io so che c'è e tu la senti, se non la senti ti misuro io se sono maestro. Esatto, maestro è il punto, cioè, allora, perché se io cerco nell'ipotesi di un maestro. Perché il punto è questo, che in India adesso, no, cioè anni fa, ma adesso, tu scendi dalla nave, non lo dico per sentire tutto dire, in realtà non sono stato, però mi hanno scritto di una persona che non è giro. Paccata di guru pronti a incurarti, perché abbiamo un business, eccetera. Per in India c'è, ci sono le caste, e se te nasci nella casta sbagliata, non è che la cambi proprio bene, però se diventi guru, esci dal discorso delle caste, e quello che tu sei guru. Allora tu diventi guru di qualcosa, ti fai il tuo scivolame, ti proseguiti, poi tutto basta, tu non appartieni più a nessuna casta, tu hai, sei tu il capo casta di una nuova mondo sotto di te, e va benissimo così, perché poi il guru, per legge della legge dei guru, deve essere mantenuto dai discepoli, e quindi te prima eri un guru eletto, il giorno dopo sei uno mantenuto dai discepoli. Ci sta, perché no? Allora si fanno le cose. C'è un bel documentario su questo, si chiama Naked Nations. Quindi via in inglese, okay. E fa vedere un pochino queste situazioni, fenomeni, perché uno può anche intuire, non c'è bisogno neanche di vedere il documentario, perché come puoi pensare che sia così? Non può essere, tutti migliaia di persone tutti i giorni che vanno lì che ci entrano il guru, per forza che questi dicono, c'hanno pure fatto da giorni, faccio il guru, non c'è questo aspetto. Era per dire che la mente razionale si insinua su tutto, quindi anche in un mondo non misurabile, perché scientifico è misurabile, e mi dispiace, ma il prana non si misura. E un tempo dice energia positiva, energia negativa, non la misuri questa energia, non c'è lo strumento, non c'è. Scientificamente non esiste. C'è le camere di Kirlian degli anni 60, che poi ci sono un po' evolute, ma non è assolutamente una cosa conclamata. Tant'è che le fotografie che fanno queste camere dove mostrano l'aura non coincidono con le descrizioni che fanno i veggenti. Cioè, il veggente vede una cosa, la camera di Kirlian è questa un'altra. Quindi non si è mai capito che cosa prenda. Può darsi che prenda un campo aurico di un certo tipo, però non è identificato, non è certo. Tant'è che il veggente ti dice allora c'è che in quarta dimensione, la quinta dimensione, la sesta dimensione. Ti divide le aure, poi c'è un altro che la divide in un altro modo, le aure, c'è uno che vede un'aura unica, e c'è la camera Kirlian che ti mostra queste aure, che non si sa a cosa si riferisca. Cos'è il campo vitale? No, perché è diverso il campo vitale, come lo descrivono. Il campo stare, il campo di intenzione, che cos'è l'emozione? Non si è capito. Fatto sta che quella cosa che misura la camera Kirlian, intanto non è una misura. Non è dimostrato cosa sia, non si è capito, e non coincide esattamente con la descrizione degli esoteristi. Quindi siamo ancora abbastanza lontani da dire che quello è l'energia misurabile. E non è tanto strano se pensi che, scusa, l'energia è un'energia, giusto? L'energia elettromagnetica c'è l'onda, c'è l'onda, c'è l'ampiezza, c'è la lunghezza d'onda. Questa linea si chiama T,
non c'è, cioè tu devi usare un'altra parola in realtà. Non puoi usare un prodotto costruito con la terra per misurare la quarta dimensione. Scusa. Puoi usare un elemento costruito con la terra per misurare una cosa del fuoco. Esatto, intanto. Quindi quando si dice energia, però oggi sta cosa, diciamo che fanno finta di non capirla. Cioè è molto affascinante, troppo attraente l'idea di poter iniziare a usare termini comuni per parlare della spiritualità come se stessimo parlando di patatine. È molto amicante questo richiamo, così tutti le sono più soffi accettato. E quindi parlo di energie che si radiano, di energie che si ricevono, di energie che si accumulano, di energie che si scaricano, di energie che si scaricano, che va bene in un senso simbolico, ma non devi prendere la lettera, perché non ci può essere un'energia che si carica o si scarica nel fisico che appartiene a un'altra dimensione. Ci possono essere casomai delle tendenze, cioè la materia assume delle caratteristiche, diciamo che la materia è influenzata, sì, perciò per misurare la materia per vedere cosa succede. Come scusa, sto zitto, se no ti interrompo un po'. C'era Castaneda, per esempio, che faceva delle osservazioni abbastanza semplici e diceva che per gente sarebbe meglio che si astenesse dal giungere alla conclusione di quello che viene, no? Se vedi qualcosa non dovrebbe dare conclusioni, sarebbe molto meglio se non facesse, diceva, si limitasse a descriverle. E ti ricordo il termine testimoni. Il testimone, che è un'espressione che uso molto, che ho visto che l'ho usato anche altri, quindi è abbastanza conosciuta, comprensibile. Il testimone è qualcuno che sta zitto, guarda quello che succede e non dice niente. Il testimone è quando noi ci posizioniamo a metà. Noi ci mettiamo in una posizione che non è né pro né contro, non siamo né l'io che brama o che teme, né l'oggetto dell'attrazione o della brama o della repulsione, non siamo né una cosa né dell'altra, siamo lì, che osserviamo e non diciamo nulla, ciononostante siamo consapevoli di esistere. Quella posizione è la posizione che noi possiamo usare come asse, perché tutte queste dimensioni hanno tutto un asse. Io se trovo il centro di tutto questo qua, nel centro io posso sapere quanto tanto voglio, in realtà è infinito, è che noi non riusciamo a stare esattamente in mezzo. Ci avviciniamo, guardiamo attorno, stiamo qua, ogni tanto facciamo delle escursioni, dobbiamo cercare il centro del nostro universo. Un altro esempio di Castaneda era quando Carlo Castaneda chiedeva a Don Juan. Don Juan, ma lui si è domandato scienza, Castaneda si è domandato come si sta, ma Don Juan, ma scusa, se noi siamo tutti uova luminose che vanno in giro, ogni tanto, visto che ognuna delle uova luminose, non so se conoscete un po' le coperte di Castaneda, Don Juan, nell'antico Vecchietto, Stregone, spiegava e istruiva il giovane Rampollo Carlos Castaneda sull'arte della stregoneria tolteca. Quindi gli descriveva che l'essere umano in realtà è fatto di energia e che i veggenti, gli stregoni, imparano a vedere l'essere umano per quello che è veramente, cioè bolle di energia che sfrigolano. Bolle di energia che sfrigolano e interagiscono con questa trama infinita di linee e flussi energetici che passano per tutto l'universo, all'infinito. Soltanto che la bolla di energia è determinata in qualche modo nella sua coscienza da che tipo di fibre la attraversano, vengono enfatizzate in una posizione specifica dell'uomo, che era il punto d'unione. Tutta questa descrizione però comprendeva sempre questa immagine dell'uomo luminoso di Castaneda, l'uomo luminoso, che anche altri veggenti descrivono il campo vitale, qualche numero, un uomo, un aurico, così, no? Allora Castaneda diceva, scusa, ma se tu vedi tutte le persone che vanno in giro come uomo, tutte queste uova che girano, con tutti questi filamenti, ma scusa, allora il filamento che passa attraverso un uovo ogni tanto si incrocia con i filamenti degli altri. Come funziona questa cosa? Cioè che ribalzano le uova quando si copre il fulcro? E lui dice, no, è che tu pensi in termini materiali. In realtà non esistono tante uova che interagiscono con loro. Esiste solo tu. Tu guardi una persona e c'è quell'uovo dell'universo e basta. Però diceva questo non è come si deve vedere. Il senso della cosa è che in quelle dimensioni non può esserci un qui e un là, può essere solo immaginato. Quando sei in astrale, per chi ha avuto esperienze di sogni coscienti, eccetera, vi rendete conto.
quella simulazione di mondo dove tu cammini e parli, la stai usando per interpretare un'esperienza che è quella astrale, che non è necessariamente quel mondo lì, è il tuo modo di interpretarla per renderla comprensibile, se no non la potresti capire, è troppo complicata, troppo particolare, troppo strana, è astratta, è misteriosa. Allora tu la riduci a qualcosa che conosci. Castanello chiamava l'inventario della realtà. Quindi tu porti il tuo inventario della realtà fisica, lo porti nel mondo astrale, e l'unico che hai è quello per interagire con le cose, quindi ti immagini una persona che ci parla della festa, quando in realtà tu non accorgi, non accorgi, non si chiude lì, non c'è la direzione, non c'è l'alto e il basso, non c'è tempo, potresti fare tutta l'altra per interagire con questa entità. Però lo fai secondo quello schema che è quello che conosci. La persona che va in astrale spesso si ferma perché, un po' come diceva Blavatsky, madre di tutti i medium, diceva la medium va educata. Tu come la vedi, dici, faccio questa medium, chiappala, portala via dal mondo subito, perché la coglioniscono. La medium di solito la gente è una persona che, per sua natura, è molto bella. Quindi è un pelletto più credulone degli altri. La persona un po' tonta, se vuoi, a volte c'è la testa dura. Invece il medium tende a credere. Quindi inizia a prendere per buona una serie di cose e poi è vulnerabile dal punto di vista della vanità. Quindi i medium spesso tendono, in queste storie dell'esoterismo, il medium è vulnerabile dal punto di vista della lode. Cioè inizia a sentirsi speciale. Se il medium incontra una persona che gli dice tu hai questi poteri, sei speciale, sta fottuto, perché gli piace un sacco questa cosa. Siccome il medium non ha una struttura, dal punto di vista della struttura psichica, è quel tipo di persona che io chiamo lo psichico. Lo psichico è yin, lui pensa le cose, vede le cose, vede attraverso le cose, eccetera, perché yin. La caratteristica dello yin è che prende la forma delle cose. Certo che riconosce, in quel modo riconosce tutto, come se acqua che penetra in questa stanza, avvolge tutto, tu non capisci come fare, non puoi fare niente, questo lo sta lì, lei ti avvolge e sa come sei fatto. Ma scusa, la definizione che usi tu di medico è differente dalla gente? Beh, in questo caso, medico mi piacerebbe prendere la definizione un po' che puoi trovare su un'enciclopedia. Il medico è il mediatore tra il mondo degli spiriti e quello fisico. Come era un po'? Ah, mediatore in questo senso. Però perché dopo, da medium, il medium è scomparso dalla storia. Il medium dagli anni 80 e poi non si è più sentito parlare di questo. Era molto all'800 molto vicino. Sì, sono arrivati nel channeling. Allora, prima era medium, adesso è stato channeling. Ma è stato channeling più per una questione dei costumi che una questione di fatto. Perché di fatto quasi tutti i contatti che ha il channeler sono contatti mediatici. 20 anni prima sarebbe stato chiamato contatto medianico, oggi lo chiamano canalizzazione. La cambiata è culturale la cosa. Chiaro, se lo dice la persona che facciamo, dice assolutamente no, perché io canalizzo solo l'entità di luce. Sì, poco importa però che se tu andavi 20 anni prima, un medium, quel tipo di entità, non la chiamava così. Per cui cosa è cambiato? Lessico? Io mi spiego, nel senso che per me è uguale, ero bambino, sapevo cos'era un medium, per me è più semplice continuare a usare questo termine. Perché in ogni caso, sia come sia, il channeler dice che è un canale, ma in realtà fa quello che fa il medium, cioè presta la propria fisicità, la macchina umana, la presta parlando, scrivendo, riportando messaggi, la presta per fare da mediazione, da un'entità a qualcun altro. No, il medium dovrebbe aver detto di sé spesso, mentre il channeler non lo fa entrare dentro di sé, almeno teoricamente dovrebbe fare così. Sì, ricordato che era Castelli. È un grosso medium degli anni 70 che è arrivato alla sua presenza dopo più o meno 20 anni che canalizzava l'entità A. Quello era un channeling in realtà. Chiaramente ai tempi non era chiamato channeling, era chiamato mediante che basta, lui era un medium. Però effettivamente questa entità A, che chiamava poi Andrea, si chiamava Andrea l'entità, che gli ha riportato una tipo 800-900 ore di tutto. Lui raccontava che conosceva questa entità nell'intimità quasi meglio di se stesso. Lui aveva sempre mantenuto un distacco molto forte e ha detto che quando dopo tanti anni continuava a ricevere questa entità che per suo tramite poi diceva cose, eccetera,
c'erano volte che il suo senso del sé vacillava, perché la parte più difficile di quel lavoro era riuscito a riuscire a mantenere e ricordarsi dove finiva lui e iniziava l'altro. Da quanto era entrato in fusione con questa entità? Quindi, le forme di tutte queste cose che hanno, no? Poi oltretutto ci sono parti di noi che se noi facciamo, non so, delle dinamiche traspersonali, tipo biotransenergetica o lavori di vari tipi, si possono fare anche con le costellazioni familiari, spesso noi ci possiamo trovare a sperimentare degli stati del sé un po' strani, un po' sorprendenti, quasi che non ci riconosciamo, si arriva anche a parlare con un accento diverso, cioè si è... La fenomenologia assomiglia molto a una seduta spiritica, assomiglia molto tanto. Quello che voglio dire è che quando io affronto questi argomenti e sono nella posizione di non dire come sono, io riporto la fenomenologia, che è ormai talmente sovrabbondante che l'unica cosa che dovremmo aver capito è che non dovremmo prendere posizioni molto nette su questa cosa, perché da qui a qualche anno forse dovremmo dire bene. Ah, ma io che sono la situazione perché sembrava che finisse un po' troppo la volta con la definizione. Definizione di medium? Sì, come la ridotta bastonata. Ah, sì, sì. Allora ho cercato di ampliare un po' considerata la volta in più. Non che perché lo sa anche Castaneda stesso, nel termine originale usava il termine bruco, che vuol dire stregone. Quando ho tradotto in italiano, il traduttore ha spiegato che in Italia deve aver percepito in un altro modo il termine stregone. Cioè, stregone voleva dire cappuccio, pentagramma, messere, però non era più così. Invece, bruco in Sud America è qualcosa di simile al curandero, a qualcuno che un veggente, uno sciamano, cioè allora sono un po' più diversi, secondo me, no? Quindi, quando sono venuto in Italia, Castaneda l'ha tradotto come veggente. Dice un po' stregone e un po' veggente. Con il termine un po' più negativo usava la parola stregone, ma il termine più positivo usava la gente, quindi vediamo tutto buono in questo senso. L'idea di avere una capacità di veggenza dipende chiaramente da quanto siamo yin. Lo psichico è un personaggio di solito come persona che per qualche strana situazione che ha vissuto, di solito ha a che fare con una posizione che ha avuto la sua psiche da bambino, si mostra con la parte yin o si mostra con la parte yang. Lo psichico si mostra con la parte yin, quindi sostanzialmente è permeabile. Il fatto che sia permeabile lo fa anche con il petto più abbindolante. Per questo che la che è una cacciatrice di veggenti, quando ne vedeva uno deve beccare la giocca, dicevano di beccare la giocca, perché se non le becchi sopra i 25-30 anni già sono andate. Andate da che? Andate dalla vita, perché la vita inizia a formarti un senso del sé che necessariamente deve includere anche le tue capacità, perché se tu vedi i folletti li devi includere anche i folletti nel tuo senso della realtà. Come li includi? La società ti doveva assorbire, quindi non ti dovevi considerare pazzo, perché la maggioranza dei leggenti, la società che non vedeva fa, semplicemente dice che eri pazzo, e sbagliato, pazzo, storto. Non lo vedi bene. Te sei sposato a nessuno, non ti voleva nessuno, al massimo ti usavano, o ti usavano così, quando ti serviva, perché vedevi le cose che non esistevano, c'eri paura. Quindi, in quell'epoca lì, chiaramente, non è che cambia una persona a 30 anni, nella maggioranza dei casi aveva talmente bloccato a se stesso le sue facoltà che non erano più neanche utilizzabili, perché le teneva. Io conoscevo un tizio che aveva 60 anni e che magari senza farsi vedere diceva perché vedeva le cose, capito? Quello da sempre viste, ma aveva praticamente imparato a nasconderle. Tipo dei film che vedete in casa e dici cazzo niente, e dice un mostro dietro che cammina, dite no, io vedo la maniera. Quindi l'idea è che se non le pigli presto, diceva la Blavatsky, rischi che cosa? Che il sistema dice no, mi sbagli, no che non va bene, no che così, oppure come succede adesso, ah, su questo devi fare così, devi fare così, devi fare così, e ti dà già lui le linee come interpretare le cose. Perché nel momento in cui tu hai delle maniere per interpretare le cose che ti piacciono, dopo non le molli più, ti piace, ti identifichi in quella caratteristica e non molli più quella situazione. Quando metti nel mentale, in sostanza, eh? Lo rifinchi nella mente prima, anche lì. Certo.
diventare l'inventario della realtà. Poi usiamo un termine di questa sera. Tonato. Qui c'è tutto il conosciuto. Dentro di noi, noi abbiamo un inventario delle cose che conosciamo. Dentro c'è tutto in questo inventario, tutto vuol dire che Dio. Se abbiamo un concetto astratto dell'universo curvo, è dentro che quello è tutto dentro là, tutto. Ma il tutto nostro non è tutto assoluto, perché nel tutto assoluto ci sono anche altre cose che però per noi non esistono perché non è nel nostro inventario. Quando noi lo metteremo nel nostro inventario, avremo portato dentro una cosa in più. Avremo scoperto il nuovo, quindi fuori c'è il nuovo, dentro c'è soltanto il conosciuto. E Castaneda chiamava questo Nahual e questo Tonale. Questa è l'isola del Tonale, l'isola del conosciuto, detto in qualche modo. La persona che doveva espandere la sua isola del Tonale doveva semplicemente rosicchiare parti di ignoto. Quindi queste particelle, un po' alla volta, alcune, finivano e venivano inglobate in un senso della realtà esteso, più spasso. Quindi quando iniziamo a fare nuove esperienze, per esempio, uno non ha mai fatto sogni lucidi, poi fa un sogno lucido, che fa? Può semplicemente dire, me lo sono immaginato, il che vuol dire che ha ricondotto un'esperienza nuova a una cosa nota, cioè pensare che ha sognato, o che si è immaginato, così non nulla, non esiste, non l'ha fatta. Oppure l'associa a qualcos'altro, dice, non mi era mai successo, si vede che sono diventato pazzo. Ancora una volta riconduce l'esperienza nuova a qualcosa di noto, essere pazzo, questo già ha un'idea di poter essere pazzo. Quindi riconduce quell'esperienza e ancora una volta non esce. Allora il Tonal nel suo aspetto sinistro è quasi una gabbia. Cioè noi tendiamo a rimanere nel conosciuto perché riconosciamo solo ciò che conosciamo già. La parte di noi che è capace di riconoscere il nuovo non può essere la parte informale. Perché la parte informatica non può riconoscere il nuovo, il computer non può riconoscere il nuovo, ci vuole lo io che gli inserisco un dato nuovo o che gli infilo una scheda di memoria nuova, non lo può fare lui, non ce l'ha sta capacità. Lui può usare solo quello che ha già, può spostare i dati che già ha dentro, può fare soltanto ciò che è noto e lo può fare soltanto dal passato al futuro. Quindi si immagina il futuro sulla base del passato. La parte informatica della mente, la parte informatica della mente vive soltanto per il tempo. Se tu annulli il tempo, lei non esiste più. Come si fa a sperimentare il vuoto? Come si fa a sperimentare la sesta dimensione o la meditazione profonda? Inizi di siedere, la prima cosa che fai è annulli i sensi. Sabiaki, cosa fai? Annulli i sensi, inizi a dire rilasso il corpo. Lo rilasso come fai il pianico autogeno finché lo senti leggero, non senti più tutto, non senti più il corpo. Non senti più il corpo, sei in una stanza silenziosa, quindi tenti di annullare l'udito, hai gli occhi chiusi e annullato la vista, inizi a distaccarti dai sensi fisici, inizi a stare in uno stato fluttuante, cioè perdi la sensazione di stare nel fisico e fai un rilassamento fisico. Quando sei in questo stato di sospensione ti rimane un'attività emotiva e un'attività mentale. Devi rilassare la mente e le emozioni. Le emozioni sono in realtà molto collegate alla mente, quindi con il respiro ciclico le emozioni tendono a quietarsi. Ma se nella mente c'è ancora la preoccupazione, nel passato, per il futuro, continua ad alimentare il flusso emotivo. Allora la prima cosa che fai per annullare il flusso emotivo è portare il passato qui e il futuro qui. Una volta che sono tutti qui, non c'è più niente. In quella posizione dov'è il tempo? Non c'è. Dov'è la mente informatica? Non c'è. Sei qua, se la mente informatica è spenta, guarda caso in quel momento tu sperimenti l'istante. Sperimentare il momento presente ti richiede di eliminare la traslazione temporale, cioè tu non puoi più spostarti lungo l'asse del tempo, devi contrarre il tempo a zero e contrarre lo spazio a zero. Normalmente noi siamo più o meno così. La nostra coscienza è un po' sfasata, del tipo un po' nel futuro, un po' nel passato, perché ho una sensazione fissa da dove vengo e cosa sto per fare. La
attenzione non è esattamente qui, ma è sempre un po' sul passato e sul futuro. E non sono esattamente qui ubicato dal punto di vista spaziale, sono un po' esteso. Quando voi comprimete il tempo, espandete lo spazio. Sto dicendo questo passo che in realtà è abbastanza complicato, però secondo me è possibile. Perché di solito mi prende tutto di più. Tempo e spazio sono qui, noi abbiamo a disposizione questo. Questo potrebbe essere più grande o più piccolo, siamo noi in questo posto. Se contraiamo il tempo, lo possiamo spalmare così. Quando la persona, l'animale, sta bloccando, tranquillo, sento un predatore, fermo, si allarga, la sua percezione spaziale aumenta. Se voi fate anche qualche tipo di arte marziale o qualsiasi cosa, immaginate, usate l'immaginazione, l'immaginazione è un po' come vedere le cose. Immaginatevi un campo di battaglia, immaginatevi che succede qualcosa, che incontrate un leone feroce nel giardinetto sotto casa, immaginate quello che vi pare. Basta che funzioni, vi renderete conto che nel momento in cui c'è un momento in cui che avete bisogno di avere il controllo spaziale, voi contrarrete in automatico il tempo, cioè non c'è più il futuro, il passato. Se vi preoccupava qualcosa di un'ora prima, non c'è in quel momento, avete contratto la coscienza lungo lo spazio per comprendere tutto, e questo lo potete fare anche semplicemente per sentire. Come siete che volete percepire le persone, che siete, non so, nella piazza che vita? Vi rilassate e spegnete il tempo, quindi tentate di contrarre il tempo, non pensate più al futuro, al passato, e camminate senza pensieri. E in quel momento percepite la piazza. Nell'Aikido si fanno i combattimenti bendati, no? Per esempio, è un po' bizzarra come situazione per l'Aikido, comunque quando lo fa, perché? Perché devi imparare a percepire come? Dal punto di vista spaziale. E tu ti rendi conto che anche in quella circostanza, in automatico dentro di te, ti toglie preoccupazioni emotive. Perché l'emotività è molto legata al tempo, alla paura di quello che sta per succedere. Krishnamurti dice che noi non abbiamo tanto paura delle cose, noi abbiamo paura di avere paura. Perché, diciamo, c'è una logica molto forte, cosa avevo detto prima, che comprende il tempo spegne la mente, giustamente, perché la mente crede che continua a computare. Sì, sì. Cioè, è lei che calcola la probabile paura. Guarda anche le malattie d'ansia dove vengono. Avvengono qua, nell'umano moderno. La società moderna, se c'è una cosa che ha tolto le preoccupazioni istintive. Cioè, te quando cammini per strada, magari non hai ragione di essere tranquillo, ma lo sei. Un animale non è mai tutto tranquillo. Un animale in natura non è tutto tranquillo. Cioè, ha sempre quel margine di attenzione, anche un gatto, ti devo un gatto, a parte qualche psicopatico, c'è gente che non dice a massacrare i gatti, tranne appunto qualche psicopatico, un gatto in fondo, che predatore ha il gatto, forse un altro gatto incazzato, o solo quello che tiene una scarpa, che predatore ha il gatto, e poi il gatto è sempre in allerta. Noi non siamo, noi siamo sì. Zero. Il fatto che non siamo in allerta vuol dire che noi non espandiamo lo spazio. Allora se non espandiamo lo spazio, espandiamo il tempo, vuol dire che aumenta la fantasticheria. Tu guarda la classica situazione rischio zero, sei seduto alla scrivania del tuo computer e del tuo ufficio, un giorno di come tanti, così in quel momento la risposta può fare una scorreggia esplosiva, cosa può succedere? Niente, sei a rischio zero in quel momento. Sai, te ne vai, cioè, non ci stai niente di stress. Perché più ti allunghi sul tempo e più nascono circostanze virtuali, immaginative e emotive. Tu puoi creare, lo faccio ancora, però da bambini si faceva spesso, stare dove in mente dei tormentari, fantasticali e creare circostanze emotive. Che bello quello, che bello quell'altro, cavolo, quello lì, anzi, e ti chiamavi perché pensiero. Quindi anche adesso, sempre, in ogni momento, noi possiamo prendere l'aria, creare delle immagini, generare emozioni e darci una sistemata di energie. Perché se noi vibriamo male, vibriamo su energie che sono un po' così, un po' pesanti, non dico negative, però dico spiacevoli,
noi portiamo giù il nostro, la nostra vitalità. La vitalità o ha un vettore verso l'alto o ha un vettore verso il basso. O abbiamo voglia di vivere o abbiamo voglia di morire. Cioè, non ci mettiamo fronte in questo momento perché ce lo dica. Però l'istinto di vita è un istinto di morte, non c'è un istinto di bocca, è un istinto di vita e un istinto di morte. Quando spingo su, poi non noi siamo uno, siamo tanti. Questo è un problemino, cioè abbiamo una struttura psicologica frammentata e tanti io. Quindi ce n'è uno che è contentissimo di fare questo lavoro, di essere sposato con questa donna, c'è un altro che non è per niente contento di fare il mio lavoro. Quindi questo qua fa così, ma... E come vivono? Stanno male, perché con un sistema, quando applicano due forze, due vettori contrastanti, per la somma, stai fermo, stai fermo. Stai fermo, non vai da nessuna parte, non vuoi andare da nessuna parte, non vuoi vivere, non puoi creare, non puoi costruire, non hai entusiasmo. Cosa facciamo? Boh, dove andiamo domani? Che ne so, ma anche come vuoi tu, capito? Ma non ce ne frega nulla perché non abbiamo niente che dire. Siamo soggetti a delle forze di trazione, così non costruiamo niente. E soprattutto la vita, così facendo, secondo me non è onorata. Che cavolo che andiamo a fare? In qualche modo dovremmo andare da qualche parte, no? Vai con tutta però da qualche parte, no? Ecco, in questo senso, immaginate che sono tanti elementi, somma di situazioni, non possiamo stare qui a perdere tempo con questi, tutti questi elementini che poi per le prossime puntate, se quando accadranno, parleremo un pochettino della struttura della psiche. Tutti questi elementini sono meccanici, vuol dire che sono stati formati, ognuno ha le sue pulsioni, sono creati come un clone di strutture generalizzate della società, quindi più o meno ce l'abbiamo tutti uguali. E facile dire una cosa, se prendete, ci sono dei libri di vendita che dicono le 10 cose che dovete dire a una persona per comprarla. Sembra più o meno che funzioni con tutti. Se trova uno, mi serve ancora, questo ci pago un'ora. Allora, in un'ora devo riuscire a dire questo. Allora, dopo un po' che parli, questa cravatta. Dopo un po' gli dici, una volta che hai detto questa cosa, mi stupisce che non ho mai incontrato uno che... Cioè, devi dirgli una sequenza di cose che a tutti, perché a tutti piace. Perché è così omologata la cosa, no? Eppure se ci pensi una di queste cose che piace sempre, paradossalmente, che ti dicono che sei speciale. C'è proprio il fatto. Che ti dicono che sei speciale, dimostra che non lo sei, perché a tutti ti piace sentirselo dire, quindi è omologato. È terribile. No? No, non voglio. Non voglio essere normale, non essere speciale, devi dire tu le cose della vita. Ok. Questo qua è uno schema utile quando vi trovate nelle situazioni perché potete immaginare che comprimendo, noi possiamo comprimere da due lati o dilatare da due lati. Quando si applicano le chiavi tipo prendo coscienza, sto sveglio, in realtà quello che faccio è contrarre il tempo e allargare lo spazio. Continuo a fare questo qui, dopo 6 mesi tutta questa cosa qui, sogno quasi più, non percepisco quasi più, non faccio più sopprimenti astrali, perché questo asse è interessante, è più magico questo di questo qui. Questo qua, lo spazio, mi radica molto nel tonale, è come se rigidissi i confini del tonale, è come se accertassi la natura della realtà e la confermassi per com'è. La natura e la confermo per com'è, non è diversa da così. Invece questo asse, questo è interessante, perché questo asse c'è l'astratto, c'è il grottesco, c'è il paradosso, c'è il déjà vu, c'è tutto quello che lui fa, come mai lo sa, è tutta quella parte lì, le ripetizioni, le vite già vissute, la persona che dice ma questo lo conosco, la persona che ti dice una cosa che ti ha appena detto un altro, dici, ma è possibile, è tutto qua. Quindi lo stupore, la situazione sorprendente, l'incontro inaspettato, è tutto qua. Se noi, il bambino, vive molto qua, quasi niente così.
bambini vanno a nascere, ma addirittura un campo visibile di 23 centimetri, per un caso. Quanto è il campo visibile? Non ne ho idea. Non è idea. Comunque io mi ricordo che era mio figlio che mi descrivevano e un dottore mi aveva detto guarda che tanto non ti vede, perché a questa distanza. E dice, ma no, ecco, non mi vede, non mi vede. Però dicono che non ha percezione, non ha ancora affinato i sensi, non ha sviluppato né connessioni neuronali, non so bene quali parti dell'hardware del loro corpo non abbia sviluppato, non te. Però a me mi interessa più immaginare che lui vive imbottito di dimetiltriptamina. Uno, il neonato nasce pieno di DMT. Visto che questa strana molecola, tutte queste relazioni con il sistema endocrino, con la ghiandola pineale, e inizia a produrre quando tu sei al 49° giorno di gestazione del feto, che è anche secondo i buddhisti il momento in cui l'anima entra nel corpo, guarda, e che la produci col momento e poi la produci quando muori, quando l'anima esce dal corpo, e per 72 ore dopo la morte ancora produci DMT, 72, 48 secondo lo scienziato dice una cosa diversa, strana questa molecola così strana che sto neonato in viaggio, cioè lui sta viaggiando pesante, capito? Che si guarda appena nato e non ti vede, ma fantastica, pesante, e ha questa carica psichica così forte che quando passa qualcuno, noi bestie, no? Adulti, che vediamo neonato, rimaniamo completamente affascinati per questo posetto, no? Lui non fa niente, è un mago, un mostro, non so come definirlo, ha una potenza incredibile. E io credo che l'essere umano dovrebbe riuscire a conservare questo aspetto, questa luminosità, noi non dovremmo perderla, a discapito, cioè poi perché cosa? Con cosa la stiamo scambiando? Con la razionalità, ci fa star bene, cioè non dire adesso obiettivamente cosa vuole, cosa va a proporre un bambino. Smettila di essere così, diventa razionale, così diventa come me. Ma perché mai? Infatti, non si chiede. Non ha senso, non ha fatto dire. Però è utile alla società, perché se tu non sei regolare, normale, rispetti le regole, obbedisci e non so che cos'altro, e soprattutto lavori fino a che non sei anziano, proprio che non hai più neanche forza per impedirti di quello che stai facendo, finché non arrivi a quella età lì, tu non ti devi accorgere che stai lavorando, capito? Devi lavorare pensando che in un futuro sarai felice. Sì, poi quando inizi a diventare un po' troppo stanco. Tu l'essere umano poi guarda in avanti mentre vai in avanti, poi quando vai avanti il vettore fa un sinusoide, inizia a girare e gira indietro. Quindi quando sei arrivato alla fine del tuo percorso di vita tu stai guardando indietro, perché con un cerchio tu parti, cammini da est, l'est cioè arrivi qua, come fai tutti i giri quali si possono fare in certi posti, tu giri e vai verso il crepuscolo della vita, ti fai il tuo giro. Quando sei il crepuscolo della vita, la tua parte destra, che sarebbe il tuo avanzare, è verso il passato, verso il giro che hai fatto, poi usiamo questo. Io parto da qui e faccio questo giro. Nascita, morte. Ok? Alfa e omega. Alfa e omega, faccio il mio giro e mentre sono qua, cammino, ho di qua alla destra e di qua alla sinistra. E continuo a andare. A un dato momento ho di qua la destra, questa con la destra, e di qua la sinistra. Perché mi sono messo così. Se io parto e ho l'oriente di qua, l'oriente, quando sono qua, ho l'oriente di qui. Vuol dire che mentre quando sono nato avevo il sole che era nato e che mi spingeva verso la vita, mi faceva fare il mio giro. Quando ho finito la mia ruota e sono dall'altra parte, il sole che spinge non è più qua. Io ho la mia sinistra all'orizzonte opposto, quindi in ponente. E ho proprio tutta la sensazione del crepuscolo, inizio a guardare il passato, vedo tutta la mia vita che ho percorso. Nel lato destro, nel lato dell'azione, io non ho più il futuro, ho il passato. E la persona quando inizia a invecchiare si rende conto di questo. Superi il 45, aspetta, la persona con l'indole inizia a volgersi al contrario, la sua memoria del passato si attiva tantissimo, inizia a notarsi tutto quello che ha fatto nel passato, però non ha più
le risorse per andare avanti nel futuro. Quindi è quasi un paradosso, ma noi dovremmo vivere al contrario, come diceva il mio amico, noi dovremmo nascere in pensione. Quindi 25 anni per andare in pensione, poi iniziamo a lavorare. Fino a che non siamo vecchi. Perché allora trovo di più, diciamo, perché se io devo vedere una pensione quando ho 70 anni, 60 anni, e non me la godo più. Ho la testa troppo piena di passato. Allora, io sono convinto che adesso Marco può anche non farlo. Noi possiamo anche non farlo. Non siamo obbligati a fare così. Non siamo obbligati a arrivare a essere vecchi per rimpiangere la gioventù. Non siamo obbligati a accumulare soldi perché abbiamo paura di quando staremo male, che per l'ospedale. E allora dobbiamo avere i soldi pronti da dare all'ospedale, come è successo alla mia parente acquisita, che stava bene, è entrata in ospedale e uscita morta dopo una settimana. Però ho speso 80.000 euro per la chiesa. Cioè io vi sconsiglio, con tutto il rispetto per chiunque, per la psicologia, vi sconsiglio di mettere energia in delle cose che non sono positive. Dentro la vostra immaginazione immaginate tranquillamente, peccato che si vi costa, di poter avere l'opportunità di volte. Perché è possibile. Se è possibile mantenere una forma di entusiasmo che è come quella lì che ci ricordiamo. E quello dipende dal fatto che noi non dobbiamo alimentare la mente informatica. La mente informatica è quella che ci dà sicurezza, ma è un patto col diavolo. Ci porta anche l'energia per fare quello che lei dovrebbe fare, per darci quella sicurezza, vuole la nostra energia. Noi non possiamo più mettere l'energia nell'entusiasmo della vita, nell'ispirazione, nella ricerca del nuovo. No, noi dobbiamo metterla nel consolidamento del senso del sé. E questa cosa non porta a niente di buono. Oh, in realtà questa è una premessa, ho parlato un pochino di fusione del fuoco, ho spiegato perché è fusione del fuoco. In realtà possiamo anche dichiarare chiusa la seduta, visto che sono 10:30, e se vogliamo fare qualche domanda o se vogliamo affrontare qualche argomento accessorio. Nelle prossime occasioni, che indicativamente dovrebbero essere bisettimanali, e in questo corso tenteremo, un po' come ho fatto nell'altro, di ripartire gli argomenti che sono tutte quelle cose esterne di cui si parla tante volte, dal fisico al metafisico al parapsicologico, e quindi parleremo sia della teoria sulla psicologia della gnosi, che oggi ultimamente più ne sento parlare da varie nuove fonti di legge, più mi sembra che la struttura didattica della gnosi mi sembra più funzionale quella, per quanto ne hanno detto, che tante nuove che ci sono, perché va comunque a toccare un po' tutto. Quindi si parlerà della struttura psicologica dell'essere umano, di che cos'è l'anima, da dove arriva, perché come intendere in un senso pratico. Si parlerà delle dimensioni, in una classificazione delle dimensioni che una volta che sia utile ad essere utilizzata, ad essere considerata e ad essere messa in relazione anche ad altre cose, perché ci tengo sempre molto a dire che ho iniziato dicendo che dall'uno ci si frammenta, se vogliamo ritornare all'uno noi dobbiamo per forza imparare a vedere sempre tutto assieme. È come una sensazione, più che un ragionamento è una sensazione, tutto assieme. Se io non ce la faccio perché è troppo, è saturante, scendo più in basso, vado più piano. Se non riesco, andando, se sto correndo, non riesco a vedere il paesaggio mentre corro, rallento. Se ancora non ce la faccio, vado piano, ma devo vedere tutto, non posso andare alla cieca. Perché siamo noi che facciamo il percorso, non c'è assolutamente un'altra persona che fa il percorso. Per noi, per ciascuno di noi, esistiamo solo noi, e non dico l'egoista, esiste soltanto la persona che fa il percorso. Per chi fa il percorso? Tu fai il tuo percorso, la tua vita, e non ha nessuna importanza cosa fanno gli altri, non ti dicono gli altri. Niente, l'importante è solo quello che tu veramente consegui, quello che tu riesci a toccare. Quindi è assolutamente determinante che la persona sia nella misura, torni indietro piuttosto dei passi, butti via pure tutto, tanto prima o poi la vita, poi se tu accumuli troppo te le fa buttare per forza, quindi non ti accumulare, butti tutto quello che non ti serve, ti metti in una posizione nuda, tranquilla, originaria, senza chiedere, pretendere, voler essere qualcosa, identifichi tutti i pesi e da lì parti a sapere tutto assieme. Così non ti frega nessuno. Non ci può essere un'interrogazione a sorpresa, non ti possono fregare, perché sei sempre lì, tu le sai le cose, le vedi,
non puoi sapere niente di più di quello che riesci a toccare con la coscienza. Per fare questo percorso ci aiutiamo un po' con questi schemi, che sono quelli di diagnosi che conosco e mescolati a tutte le altre varie tipi di conoscenze che stiamo facendo un po' a toccare. Quindi parliamo di dimensioni, parliamo delle varie pratiche, della meditazione, dei chakra, dei mantra, degli yatra, della visualizzazione, di quello che può essere. Tentiamo di schematizzarlo un po' e facciamo 7 lezioni teoriche. Cosa dovremmo fare? 7 lezioni teoriche e almeno 7 lezioni in cui spieghiamo un pochino di pratiche che sono collegate a queste lezioni teoriche. L'ho fatto l'altra volta, più o meno sembrava funzionare. Se avete qualche domanda, se no chiudo il collegamento e saluto tutti a casa anche. Ok, va bene. Grazie a tutti. Allora, visto che ci sono commenti, si vede? Si vede un po' lo stesso. Chiudo, ciao. Grazie.